Tutti siamo qui a Piazza Vittorio, siamo venuti perché ci avevano segnalato la presenza di alcuni manifesti abusivi fatti da un gruppo Movimento 5 Stelle abusivo e inesistente. Quindi siamo subito venuti per staccarli, ma non li abbiamo trovati perché altri attivisti, altri cittadini prima ci avevano preceduto. Abbiamo però trovato una situazione che già conosciamo purtroppo. Sì, perché tutta la riqualificazione del quartiere viene concentrata attualmente nella progettazione nella riqualificazione di questo parco interno alla piazza e interno a un quartiere che nasconde problematiche molto più alte. Quindi siamo qui anche a constatare qual è l'intenzione della sinistra, che vuole sostanzialmente ripresentare lo stesso banco dell'era Alemanno che ha bocciato e che questa volta sostiene esclusivamente, secondo me, secondo il mio giudizio politico, perché sono cambiando la legislatura, cambiando la maggioranza, sono cambiati i numeri anche all'interno dell'amministrazione tecnica che gestirà sostanzialmente il bando attraverso dei criteri che la stessa andrà a redigere. Quindi anche questo, secondo me, sa troppo di, diciamo, di mala politica. Dunque, come dicevano Daniele e Tiziano, siamo nel giardino di Piazza Vittorio, un giardino antichissimo voluto dall'architetto De Merari e oggi cuore del degrado dell'Unione Scolina. Come diceva Tiziano, a inizio 2015 avremo la partenza della riqualificazione del giardino. Una cosa importante che deve essere sottolineata è che riqualificare un luogo senza rimuovere le cause che sono la problematica che porta poi il rione a vivere nel totale degrado non avrebbe alcun senso, sarebbe una riqualificazione assolutamente effimera. Quindi mi auguro che il Comune di Roma, il Sindaco di Roma comincino ad occuparsi di un rione abbandonato da troppi anni. Volevo solo concludere dicendo che dopo la denuncia del blogger che ci ha chiamato in causa sui manifesti abusivi del Movimento 5 Stelle Roma, noi abbiamo pubblicato sulla rete che saremmo venuti qua oggi e dopo un paio d'ore dalla pubblicazione un attivista del movimento, Marcolino, si è subito attivato e è venuto qui a staccare tutti i manifesti che non abbiamo più trovato. Quindi, come potete vedere, anche l'importanza della rete, quando condividiamo le informazioni e le problematiche, magari c'è qualcuno che ci sta vicino che ce le può risolvere. Possiamo salutare a tutti. Ciao.